questa l'accoglienza tributata ai pallanuotisti liguri all'aeroporto di Genova all'arrivo del volo Roma-Genova atterrato alle 23.15, tutti provenienti da Seoul in Corea, dove si sono laureati campioni del mondo 2019, 8 anni dopo Shanghai. Sono 6, Aicardi, Figari, Luongo, Edoardo Di Somma, liguri di nascita, più Figlioli e Renzuto Iodice, tutti della Prorecco, tranne Figari da poco ceduto e con Figlioli fresco rientro. Giocatori come Figlioli a 35 anni ancora sono giovincelli e non solo dicono loro ma fa la differenza, quindi perché no a 29 anni? No, è un valore incredibile, sono emozionatissimo anche per come ci hanno accolti qui e come ci hanno accolti a Roma, è stato incredibile. Abbiamo fatto questo mondiale, siamo partiti sicuramente non da favoriti, ma abbiamo stravinto la finale, quindi bellissimo. Sono presenti tutti gli aficionados di questo sport. La Prorecco è rappresentata dal vicepresidente Eraldo Pizzo, almeno 3 generazioni di pallanuoto con lui, in un'apprezzata miscellanea di sentimenti attuali di compiacimento e pregressi di nostalgia. E devo fare i complimenti a Sandro Campagna perché secondo me un grandissimo merito è suo. Beh, questo qui è certamente in questa mondiale 7 giocatori titolari, ormai sono tutti titolari e devo dire anche che tutti hanno giocato molto bene, sono stati molto bravi, sono stati tutti determinanti nelle varie partite per arrivare alla vittoria. Questo qui è sempre un piacere perché vedere sempre, pensare sempre al nome Prorecco che è anche in cima al mondo con la nazionale è un fatto che ci inorgoglisce tutti. Tutti ci hanno messo un po' del loro. Da papà di Somma, che teneva alto lo spirito con le barzellette via WhatsApp, ai compagni infortunati, rimasti a casa, che hanno incoraggiato i colleghi fino all'ultimo minuto.